hanno aumentato il costo dei parcheggi, cosa ne pensa? Beh, parcheggi ok, d'accordo, per noi civecchesi i parcheggi va bene, però questa strada qui era più conveniente fare un transito, i parcheggi fare un qualcosa, trovare un qualcosa di meglio per poter fare i parcheggi gratuiti, no, sempre a pagamento, perché vedi, devi sempre correre, se no ti fanno le contravenzioni. Civecchia, io penso che qualche soldo le hanno. Lei viene a fare la spesa al mercato, si sta dando in difficoltà? No, esatto, anzi oggi è un po' libero, sennò qui è sempre una difficoltà per parcheggiare. A Civitavecchia non ci stanno i parcheggi, assolutamente no, e quelli che ci stanno sono a pagamento. Boh, decida lei, io abito qui, non c'è un posto mai per me. Quindi è una residente praticamente, sì, sta trovando molte difficoltà? Sì. Per il parcheggio sì, moltissimo. Ho sentito anche i residenti sono un po' sul piede di guerra, diciamo così, visto che... Io poco che abito qui, sono 3 anni, ma sinceramente sta cosa non mi va bene per niente, perché almeno noi che abitiamo là, qualche parcheggio per noi ci dovrebbe stare, no? No. La situazione è cambiata in peggio? Io l'ho trovata così e così sta, non è cambiato niente. Cosa ne pensi? Che se uno viene a fare la spesa 50 centesimi vanno benissimo. Perché in altri 50 vanno sempre di elemosina e se c'è 1 euro, quanto costa per venire a fare spesa? Adesso 1 euro praticamente per toccata e fuga. 1 euro? Ah sì, hanno portato 1 euro? Esatto. E perché non la porta da minuto? Che uno tanto minuto consuma con una tessera magnetica scarica. Ecco, pagano tutte bene, anche... Perché non fanno un altro sistema? Visto che digitiamo il nostro numero di targa, tutte queste cose tecnologiche, almeno possono creare pure una tessera piccolina che una si scarica man mano, che forse già c'è, però con soldi in meno, no? Con una cifra abbastanza moderna per le massaie, per chi viene al mercato a fare la spesa. Gli altri enti hanno il parcheggio davanti, mica fanno pagare. Perché qui al mercato dobbiamo pagare? Sì, è pure vero che altre parti si paga di più, ma non prendiamo i cattivi esempi.